Hola Luciadore, se tutti quelli convinti che se Leatherface fosse una donna non saprebbe mai chi cazzo mettersi, ben ritrovati dal vostro Silver, questo mi ha fatto ridere pure a me, ben ritrovati dal vostro Silver, va bene, continuiamo a farci del male qui su Until Dawn, avevamo lasciato questo faccia di ebite che stava girovagando allegramente con un'ascia in mano e che deve evitare i dirupi, quindi non deve saltare perché sennò muore. Qualcosa che possiamo fare. Se hai idee. Guarda tutta questa roba, deve esserci qualcosa di utile. Il ponte radio. Bene, sono quei posti dove pigliarla nel secchio, sai. Torre antincendio. Ehi, Marco Polo, e se mettiamo in funzione la funivia e ci diamo una mossa, eh? Non credo che sia funzionabile. Credo che potrebbe avere comunque più ragione lei di chiunque altro, però... Amichevole. Non mi piace. C'è anche un orario? Le 6:17 tipo? E 4 secondi, 3 secondi, va bene. Ok, qui abbiamo trovato il trovabile. No, c'è una roba a terra. Scusa. Bene. Niente chiavi, niente cabina. Siamo al punto di partenza. Fico. Che ne dici della torre antincendio, quella sulla mappa? Beh, potrebbe essere un'idea. Questa è recitata male, qualcosa, voglio dire, sarebbe logico, no? Sì, forse. Matt, dobbiamo arrivare a quella radio. Sono combattuto. No. Non lo so, Em. Potrebbe funzionare, ma secondo me ora sarebbe meglio tornare alla baita. Siamo separati da troppo tempo. Aspetta. Perché? Per quale motivo vuoi così tanto tornare alla baita? Vuoi chiuderti nella tua stanza a piangere? Cosa? No! Non fare il fifone, dobbiamo farlo, Matt. Va bene. Io avrei riunito il gruppo. Come vuoi tu. Però vabbè. Quindi qualsiasi scelta umanamente prudente e logica uno faccia deve passare per pollo fifo. Ma d'altronde il gioco ci vuole provocare, lo sappiamo. Ma se io gli piantassi un colpo d'accetta in mezzo alle corna, no, eh? Oh, aspetta. Aspetta cosa? Cosa? Che ti fai venire un'ernia. Cosa stai facendo, per l'amor di Dio? Che stai facendo, tesoro? Ci sto tirando fuori da questo casino, genio. Ok. Va bene, lui ha freddo, fa sbarellare il barbellino. Ma guarda qui. Tu vieni con me, Bella. Era quello che io dovevo evitare in teoria, perché lui morirà così, vero? Per magia, vieni, possiamo uscire passando di qua. Stai bene? Sì, grazie, forse dovresti andare tu per primo, per proteggermi. Minchia che culo, eh. Sono bei posti, dovrebbe saltare fuori un bel procione in questo momento. Mi sento svenire. Non guardare giù. Ok. Ok. Cinzia. Chi gliela? Porca troia, grazie al cielo è fatta. Puoi dirlo forte. Sì, quindi morirai salendo le scale. Aspetta, c'è un totem qui. Con la faccia buffa. E non ci piace. Mm.
Quindi dovremo prendere la pistola per le segnalazioni. Beh, giusto, se andiamo alla torre dei Pompaoli, noti anche come pompieri. Adesso qua c'è il buco in cui cadrò e mi sfracellerò il cervelletto. Invece in questa baitella non si può andare, vero? 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 C'è una luce accesa lì sopra? E se non funzionasse? Cosa? Ragazzi, tua se non funziona. Ma se non lo facesse, ci serve un piano. Forse possiamo scendere a valle. Scendere da cosa? Dalla montagna. Sei serio? Certo. E che ci vorrà mai? Non è che sta sospesa in cielo. È come se lo fosse, è buio pesto. E spero che non dovremo farlo. Credi che quello psicopatico ci permetterà di andarcene? No, io credo di no, esatto. Ma dovremmo trovare un posto sicuro. Esatto. E aspettare che passi. Domattina esatto. Sarà più facile valutare che da farsi. Esatto. Non ci nascondiamo nella baita, quello se lo aspetta di certo. Certo, e lasciate Sam da solo nella vasca da bagno, ragazzi, che vi ricordo è là, abbandonata a se stessa da ore. Non seguiamo neanche più la sua storyline. Perché? Perché lei sarà il colpo finale, il culmine. Ammettiamo che sono pochi poco rassicurevoli questi ponteggi sospesi. Quindi adesso arriveranno le alci, i wapiti. Ciao ciccia. Vado a pentirmi di essere venuto al mondo, non preoccuparti, torno subito. Ma questo... Il cellulare di Anna, di Beth. Ok, ho sbagliato sorella, scusa. Wow, questo è il telefono di Beth. Pensavo che la polizia avesse controllato la zona. Beh, questo se lo sono persi. Ottimo. Quindi potremmo continuare in questa direzione? No? No. Bene. Una gabbia per uccelli, quindi vuol dire che siamo ancora in prossimità della miniera. Credo si sia buggata Emily. Ciccia, vuoi una spintarella? Si è buggata al punto che con la luce 5. Oh, brava, vedi che dagli due colpi dietro, riparte subito. Un totem. Aspetta un attimo. Ho visto giusto? Or dunque, come coraggio siamo etichettati come Pollo Fifi e già lo sappiamo. Cosa fantastica perché con lui abbiamo il coraggio al minimo, mentre con Mike ce l'abbiamo al massimo. Bello. Allora. Ok. No. Allora, aggiornamento. Matt e Emily hanno trovato l'ascia della stazione, alla stazione della funivia. Ok. E quindi questa è questa. Or dunque. No, si possono anche recuperare quelli lasciati indietro. Allora, aspettate. Portate pazienza, ma lui... Boh. Cadeva da lì, non so cosa fosse lì, ma ok, lui si faceva saltare in aria. Questo è bene cercare di recuperarla. Ok, vedete chi apre la porta? È Jess. Quindi in teoria lui la dovrebbe ritrovare.
Speriamo bene. Oh, non ci punta la luna dal monte. 15 cina che si fa. Bene. Attenta a dove metti i piedi. Sì, Matt, potendo scegliere eviterei di concludere la serata precipitando verso morte certa in un dirupo. Come ha fatto le ragazzuole, la luce viene da dietro. Pterodattili! Gesù, cazzo! Perché non dobbiamo arrivare proprio adesso? Sarebbe stato bello, vero? Perché ci sono ragionati così? Forse a questo ci sarebbe servita la pistola di segnalazione per allontanarli? Come rilasciante. Oh, salve. Giustamente tu, Quinzia, non hai sentito una cespa di nulla. Ragazzi? Cosa ci fate lì fuori? Volete spaventarmi? No. Se volevamo spaventarti bastava che ti giravi 5 minuti prima. In effetti lei è in casa da sola. Ed è solo l'una e l'11. L'alba è ancora molto lontana, a quanto pare. Bene. C'era una notte lunga e tempestosa. Il fatto che sia così frammentaria anche cronologicamente. Ma santo cielo, i miei vestiti? Chiunque sia stato, niente regalo a Natale. Non è per niente divertente, ragazzi. Non fa ridere. Hai delle unghie orrende, Sam, Beh, non fa ridere punti di vista. Che tra poco avrai davanti un Chris? Tipo un killer psicopatico. Josh! E un palloncino di gomma. Ma che diavolo? La freccia indica di là. Bene. Vabbè, ho capito, se le scelte che abbiamo sono queste, pippami l'orso, Vediamo se possiamo trarre un minimo di vantaggio, se possiamo cambiare qualcosa, se possiamo raccattare un oggetto, se possiamo far cadere l'asciugamano, qualcosa. Bene, nulla. Nulla di nulla di nulla di nullevole, di nullevole proprio. Bene! Il buio! È un altro palloncino che indica l'indietro. Abbiamo pensato tutti la stessa cosa, Mi sono abbastanza raggelato. Poi scusa, che cazzo ti suoni che dovrebbe essere l'una e 11? Chris? Qui siamo sempre. Mike, Emily? Al cospetto del sole. Sentite, adesso stiamo esagerando, ok? È stato molto divertente. Guardate Sam che gira con un asciugamano. Adesso però è ora di finirla, va bene? Esatto, è ora di finirla. Va bene? Quanti bei palloncini. Solo a me sta situazione non piace per nulla. Ho
Posso riavere i miei vestiti o devo passare il resto del fine settimana con questo asciugamano? Asciugamano, ok. La mia domanda è, ma abbiamo alternative? Cioè, io sto girando solo per capire quello, eh. Perché tanto scendere sa da scendere. Ma se non si scende... Stiamo per entrare nei meandri di un gioco perverso. Come se già non ci fossimo. Le foto? Non c'erano quelle foto. Questa sì. Ma queste no. In cucina? Salve. State cucinando? No, stiamo trombando come degli scatafottitori di... Vabbè. Ragazzi, siete qui? Ok, qua c'è il solito messaggio sulla segreteria. Nessun nuovo messaggio. Ah no, ok, l'ha ascoltato Chris, quindi basta così. Capisco. Quindi non possiamo informare altri personaggi se non direttamente. Ok. Qui non troveremo cadaveri dietro al divano, non troveremo armi, non troveremo vestiti. Vaffanculo televisore. No, aspetta. Non si accende più. Aspetta un attimo. Egli ha di buona donna pure il televisore, eh. Allora, qui logicamente non... Le porte si illuminano... Le porte... Le maniglie si illuminano. Presumo che le porte saranno chiuse come da copione. Una e una, due. Lei proprio non si preoccupa di niente, eh. Lei dice, vabbè, mi stanno facendo uno scherzo, i vestiti, la la la. Allora, cosa abbiamo qui? Vendita attrezzature da mattatoio. Il 15 di gennaio. Quindi una cosa anche abbastanza recente. Quindi non possiamo neanche uscire non con l'asciugamano. Avete un gusto alquanto strano per le maschere. Avete presente l'enigmista che dice voglio fare un gioco con te, ecco, e noi che cazzeggiamo allegramente per mezz'ora prima di fare un qualsivoglia fottutissimo gioco con lui? Ok, se volevate spaventarmi, beh, ci siete riusciti. Ok, va bene. Smettiamola di cincischiarcela e parpaselliamocela così. Ce la possiamo fare, eh? Possiamo farcela. Scenderemo delle scale. No. Scenderemo delle scale, ho detto. Grazie. Ah, stavolta la porta è aperta. Yuhu. Sala cinema. La torcia. Dove diavolo siete finiti? In effetti comincia a chiederti perché siano scappati tutti. Oh, che strano. Che strano. Ehi! E dai, ragazzi! Sentite, ne ho abbastanza! Questo gioco del silenzio non mi piace per niente! Ah!
Figurati il gioco del casino quanto dovrebbe piacerti. Ciao Samantha. Mi stai cercando? No. Non credo che ti servirà a cercarmi con lo sguardo, Samantha. Potrai vedere soltanto quello che vorrò io. E ho parecchio da mostrarti. Cosa succede? Apri gli occhi. Oh mio Dio. È davvero bellissima, non trovi? Cosa cercate lì fuori? Carina. Una splendida ragazza che fai male. Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende? Sì. Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Mostri queste cose. In realtà stai facendo... Perché stai guardando? Sto facendo una sorta di parallelo. Josh! Come ti fa sentire? Nasconditi sotto il letto. Finì la porta, però. Andranno a finire. Ok, nasconditi. Spegni sta cazzo di torcia. Sam, perché ti nascondi? Sam, perché il tardare è inevitabile? Ghoul. Esista una via d'uscita. Non sai che riesco a sentire il tuo odore, Sam? Sento l'odore della tua paura. Fico. Eccomi. Andacchia. Fighissimo! Perfetto! Ce l'abbiamo fatta! E ragazzuoli, ci vediamo nel prossimo video per vedere come andrà a finire! Vabbè, ok, tiro. Ciao!